Prima di cominciare, chiaramente chiederei i saluti istituzionali, così si chiamano, e quindi passerei il microfono all'amministrazione comunale e alla prologo della di Sant'Andrea. Buonasera. Siccome sono una persona molto emotiva, ho scritto qualcosa. Allora, prima i ringraziamenti, vi ringrazio a nome del mio sindaco e di tutto il Consiglio Comunale di San Pozzi. Entro, diciamo così, quasi nel vivo, ma è solo. Vorrei fare solamente una considerazione. Sempre se posso. Diciamo che dicono che, scusate, ho l'età. Dicono che oggi ci sono più scrittori che lettori. Il motivo più evidente, a mio avviso, è sicuramente internet con i suoi social che toglie moltissimo tempo alla lettura. Personalmente a internet preferisco un giornale, un libro, per leggere una storia, un pensiero. Diceva il nostro Cirievo De Vita che chi non parla è perché non ha nulla da dire. Quindi io sono sempre contento quando un uomo, una donna scrive un libro, vuol dire che c'è tanta voglia di raccontare. È tutto, grazie. Io vi porto i saluti del presidente della Prologo, Pietro Ingorito, che purtroppo per questioni lavorative non può essere qui con noi. Ringrazio la signora Milena Nigro e Michele Nigro per presentare questo libro qui al centro polifunzionale, perché da un anno la Fornace è diventata un centro polifunzionale, luogo che accoglie giovani e bambini. Scusate, sono un po'. Diciamo luogo di ritrovo per tutti. E niente, scusate. Quindi da un anno è stato inaugurato questo centro funzionale e per 5 ore grazie per un progetto che la Prologo ha aderito e vi invitiamo a passare il tempo con noi durante l'inverno. Grazie. Secondo me che si può partire da una parte e poi arrivare chissà dove. Volevo cogliere proprio quello che diceva in apertura sul fatto che ci siano più scrittori che lettori, che è veramente un dato di questi tempi. E mi piacerebbe anche un po' chiedere la vostra opinione su questo. Io credo che da una parte la pandemia da Covid-19 abbia sicuramente prodotto un incremento dal punto di vista della scrittura, sia diciamo, di tipo individuale, perché chiaramente è stato un periodo di chiusura, un periodo di riflessione di ognuno di noi, le ragioni che tutti conosciamo, quindi credo che quel periodo sia stato probabilmente il più prolifico dal punto di vista della produzione di scrittura e quant'altro. E poi l'altro dato su cui condivido è internet, sia rispetto allo spreco di tempo che spesso ne consegue, no? A me ad esempio capita di prendere un attimo il telefono e di trovarmi dopo mezz'ora ancora lì, proprio perché è qualcosa in cui rischi di cadere all'interno, sia perché in qualche modo ha sviluppato questa nostra propensione allo scrivere, a raccontare cosa facciamo, dove andiamo, cosa pensiamo di ogni cosa. E quindi c'è un'iperproduzione dal punto di vista della parola, della scrittura, che condiziona, diciamo, da una parte agevola di scrivere perché si scrive tanto, si scrive di tutto,
dall'altra però stanca chi legge, perché se da una parte c'è un'iperproduzione dal punto di vista della scrittura, dall'altra c'è una tendenza, c'è una sorta di sommersione di ciò che viene scritto, e quindi chi legge fondamentalmente o non ha gli strumenti per distinguere, o magari sceglie qualcosa piuttosto che un'altra, però chiaramente anche dall'altro punto di vista c'è chi scrive in surplus e chi dall'altra parte lo riceve sempre in sovrabbondanza, quindi potrebbe essere una motivazione. Però credo che sia comunque sempre positivo il fatto che si scriva e che si legga, proprio perché a dispetto, diciamo, e soprattutto che ci siano occasioni come questa, perché a dispetto del periodo pandemico che sembrava ci avrebbe poi a un certo punto rinchiuso ognuno nella sua individualità, almeno ci sono occasioni di confronto reale tra le persone, di discussione, anche di analisi di quello che ti succede. E mi piacerebbe sapere l'opinione dei nostri due scrittori, perché vi presento, sono Michele Nigro, autore di Pomeriggi perduti e di altri testi di cui parleremo, e Milena Nigro, autore di Ricordo da bambina e di altri testi di cui parleremo. Se vi va di condividere una riflessione su questo. Sì, allora io mi salvo da questo tuo discorso perché la raccolta è uscita nel 2019, quindi prima della pandemia, infatti con un tempismo perfetto, perché poi dopo non ho potuto fare nessuna presentazione perché si è trovato perfettamente con la pandemia. I social possono essere, come tutti gli strumenti inventati dall'uomo, avere un doppio taglio, nel senso che sono una perdita di tempo, sono distraenti. E soprattutto, non farò nomi di autori famosi, molto spesso trasformano gli autori in personaggi. Quando l'autore si dimentica che ha scritto un libro e si lancia in questa interazione con internet, che non solo gli fa perdere tempo, come dici tu, ma lo screta. Tu dici, però ci stai anche sui social, sì, è vero. Ecco, è proprio quella la disciplina, cioè cercare di utilizzare i social come amplificatori del messaggio, però del libro, non diventare tuttologi. A mia, diciamo, discolpa, cito una poesia che dà il titolo alla raccolta, Pomeriggi perduti, che se non ricordo male, sono un autore che non ricorda le proprie poesie, vai. Esordisce proprio con spegnete tutto, cioè è proprio un invito a spegnere qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di mezzo, televisione, telefonini, per ritrovare un certo tipo di dimensione. Invece lei ha scritto proprio un libro che parla di questo. Io anche io scrivo e invece mi auto denuncio durante la pandemia. E anche tu, Milena, se non dico male. Sì, proprio buonasera a tutti. Allora, prima di risponderti volevo ringraziare te di essere così disponibile, volevo ringraziare l'amministrazione, la Proloco, Rossana che ha fatto da gancio per questa presentazione. Vi volevo fare soprattutto tanti complimenti a voi giovani, perché ho notato che vi date tanto da fare sia per movimentare questi piccoli paesini, queste piccole realtà, e anche per continuare a restare nei luoghi di appartenenza. E niente, io ho scritto una piccola raccolta appunti di vita. Poi proprio nel periodo, poi ho scritto un'altra raccolta sempre di poesie, Le ali dell'anima, e proprio nel periodo della pandemia ho scritto un libro che non sono poesie, è un diario quasi giornaliero di tutto quello che è successo durante la pandemia, soprattutto concentrata su quello che è successo nel mio paese, Murunga. Ok, perfetto. Allora andrei sulle domande di rito, perché poi ci siamo previsti in che modo riusciamo ad intrecciare le due presentazioni. Io partirei da voi, nel senso, dove nasce questa passione per la scrittura, come si sviluppa
sviluppata. Milena ha citato già alcune delle sue opere, quindi direi anche a te Michele di fare altrettanto. In che modo, da dove nasce poi questo? Ecco. Sì, diciamo che ho sempre un po' scritto così, in maniera provvisoria, in maniera così momentanea, però diciamo che l'inizio proprio organico lo devo al fatto che ho partecipato a una rivista letteraria nel 2003 con alcune persone di Battipaglia, mettiamo su questa rivista di dilettante ovviamente, una rivista letteraria, che fu però un bel laboratorio, uno sprono per cimentarci in saggistica, poesia, narrativa breve, queste cose qui. Poi la rivista, come ci sono le riviste che durano un numero, due, noi siamo arrivati a 19, quindi grasso per cola. Come tutte le riviste, insomma, poi arriva alla sua fine, ognuno ha preso la propria strada, e io ho cominciato a maturare quello che era, insomma, la voglia di pubblicare cose mie. Quindi ho cominciato con una raccolta di racconti, poi la prima raccolta di poesie nel 2016, mi sono mascivolito, e poi pian piano nel 2019 siamo arrivati a quest'altra raccolta già un po' più sobria e più, tra virgolette, matura. E adesso sto cercando un editore per un altro libro di prosa e poesia. Il bello della scrittura è che sì, c'è un inizio, un embrione, però poi ti accorgi che ogni passo hai bisogno un po' di rinnegare quello che hai fatto prima. È quasi fisiologico, ne parlavamo anche prima, che tu sei l'autrice, quindi capisci perfettamente che cosa intendo. Bisogna rinnegare per salire al gradino successivo, per sentire che stai evolvendo, se c'è un'evoluzione, poi te lo devi dire anche un po' gli altri. Sì, in effetti questa cosa mi ricorda proprio una frase di Picasso che dice: ogni atto di creazione è un atto di distruzione, nel senso che per costruire c'è qualcosa che prima va battuto. E prima di passare la domanda a Milena, ti vorrei chiedere anche quale credi che sia diciamo, il tuo tratto, cioè se dovessi in qualche modo riconoscere il tratto della tua scrittura, come lo individueresti? Insomma, se ti riesce, ecco, perché magari... Allora, diciamo che insieme ad altri autori stiamo portando avanti una critica verso, diciamo, così, la scrittura, senza soffermarmi sulla poesia in particolare, la scrittura diaristica, cioè la personalizzazione, lo sfogo, è una cosa che, quindi, più che di tratto, io parlerei di non tratto, cioè non tratto quel tipo di scrittura in cui si parla di io ho fatto, io citarsi, cioè si può parlare di se stessi, delle proprie esperienze in maniera impersonale. Allora, se proprio devo individuare il mio tratto è questa ricerca di un'impersonalità, non so se ci sono riuscito in questa raccolta, se ci riuscirò. Ok, allora passiamo a Milena. Ti farei la stessa domanda: come nasce la tua passione per la scrittura, come si sviluppa e se hai un tratto caratteristico, proprio qualcosa in cui ti riconosci? Allora, niente, la scrittura mi è sempre piaciuta fin da ragazzina, già scrivevo qualche poesia, poi ho tralasciato un po', poi ho ricominciato da adulta e ho cominciato a partecipare a qualche concorso di poesia, magari in famiglia mi dicevano bella questa poesia, però magari non hai l'autostima sufficiente, pensi che per affetto lo dicono per affetto. Invece poi ho cominciato a partecipare a qualche concorso e a raggiungere dei buoni risultati e allora ho pensato di continuare e quindi piano piano diciamo che la scrittura è diventata per me una valvola di sfogo per fuggire dal quotidiano e quindi spero sto scrivendo un po'
po' di tutto, poesie in italiano, poesie dialettali, quindi sono un po' alla ricerca ancora di un mio stile personale. Ho portato qui anche la mia prima raccolta, che magari darò in omaggio se qualcuno vuole acquistare il libro, perché effettivamente rileggendola mi viene quasi da sorridere, perché come diceva Michele, piano piano si matura, si cerca di migliorare sempre di più, e quindi rileggendo le prime cose sembra che non siano scritte nemmeno da te, non siano state scritte da te. Bene, Andrea, a questo punto sui testi che presentiamo oggi, ripartiamo da Milena, raccontaci un po' di questo ricordo da bambina, e mi chiedevo, sei tu sulla copertina? Niente, la memoria è un tesoro che risiede nella mente e nel cuore. Ho trattato un po', in genere tratto poesie di vario genere, che parlano un po' di tutto, di natura, di sentimento, di luoghi, e soprattutto anche di temi sociali. Poi ci sono alcune poesie dialettali, e poi, tornando al ricordo, ho scritto una sezione tutta dedicata agli antichi mestieri di una volta. I mestieri che c'erano nei nostri paesini, alcuni di questi sono completamente scomparsi, e quindi ho cercato di ricordare con un certo velo di malinconia, però senza comunque, perché si sa che i ricordi magari dell'infanzia sembrano quelli più belli, però senza restare comunque attaccati al passato, perché anche il futuro è importante, si possono creare comunque ricordi, nuovi ricordi più belli, e non solo di quella che dice ai miei tempi c'era questo, ai miei tempi, perché bisogna comunque andare avanti e confrontarsi con il presente. Non si intende per persi, sprecati, buttati, ma che si sono persi nel tempo, cioè recuperare una dimensione che si è perduta e che la poesia dovrebbe aiutarti a ritrovare tra le pieghe del tempo, nel silenzio. Poi, anche se io non la nomino mai, cioè, è presente molto la Lucania in questa raccolta, non in tutte le poesie, ma è molto presente una certa lucanità. Perché in Lucania è lì che ho ritrovato questo tempo perduto, questa dimensione perduta, perché non tutti i luoghi, ecco, ti ispirano in questa ricerca. Proprio su questo farei una domanda di entrambi. Quali condizioni appunto sono necessarie per la scrittura? Nel senso che tu dici, ho bisogno di recuperare uno spazio che sia, come dire, libero da distrazioni, oppure, non so, immerso nella natura. Cosa ti favorisce lo scrivere? Sì, io credo molto nel genus loci. Non so se forse è una citazione esagerata, perché... Però io sento che quando vado in Lucania c'è un genus loci che mi ispira. Io non credo che le stesse cose possano essere dette in qualsiasi luogo. Secondo me c'è una neurolinguistica, la chiamo io, ma non solo io, legata alla geografia. Tu una cosa ti viene in mente se sei ispirato dal luogo in cui stai, ed è una cosa che non so spiegare dal punto di vista scientifico. Forse non si può spiegare dal punto di vista scientifico, e quindi io mi lascio ispirare semplicemente. Ecco, non sono
un tipo che si mette lì e dice oggi scrivo questo, assolutamente. Non credo però nemmeno nell'ispirazione divina che ti suggerisce le parole, queste cose qua. È un misto tra ispirazione e artigianato, secondo me. Bisogna trovare un compromesso tra queste due cose. Ok, Milena? Io quando devo scrivere una poesia comunque devo essere nel silenzio, nella tranquillità, rilassata, perché se c'è confusione, se c'è, ci sono tante persone intorno a me, non riesco. E comunque anche un luogo, per esempio io adoro il mare, quindi trovarmi di fronte a una distesa di mare o di fronte a un bellissimo paesaggio di montagna, certamente ti danno l'ispirazione in più. Bene, direi a questo punto di provare a leggere qualcosa e a parlare nello specifico delle poesie. Partiamo, facciamo una e una. Così, anche perché trattandosi di poesia, insomma, il tema può essere qualsiasi, insomma. Quindi io partirei da Spade Cilene di Michele, che ha una dedica a Pablo Neruda. Questa è una domanda che ti ho fatto anche l'altra volta. Cioè, ci sono, insomma, delle dediche, in alcune delle tue poesie. E prima di leggere questa in particolare, ti chiederei la motivazione, cioè nel senso, anche forse in linea con il discorso che facevi prima, no? La poesia da una parte è ispirazione, genio creativo, il fulmine che a un certo punto ti colpisce e ti mette lì a scrivere, però sicuramente è fatta anche del bagaglio di conoscenze che noi accumuliamo nel corso della nostra vita, quello che leggiamo, quello che guardiamo, quello che ascoltiamo, sicuramente contribuisce a creare una sorta di come dire, valigia a cui attingiamo quando scriviamo. Anzi, se, pensando a questo concetto, c'è una cosa, c'è un concetto molto bello sulla, nella comparatistica, che dice che appunto tutto ciò che è stato scritto dopo l'Iliade è una riscrittura, proprio ad indicare il fatto che in ogni cosa che noi leggiamo sicuramente qualcuno nel passato l'ha analizzata, no? Se pensiamo chiaramente ai classici greci, tutti i temi che vengono affrontati anche nella letteratura contemporanea sono di quell'epoca lì: il viaggio, la famiglia, il valore, tutto il resto. Quindi ti chiederei proprio questo: perché le dediche, e se ce n'è una in particolare che prediligi, ecco. Sì, diciamo che questa poesia che tu hai scelto contraddice un po' quello che era la teoria del genius loci, a cui, che ovviamente quando l'ho scritta non mi trovavo vicino. Quindi, diciamo, questo è. Ecco, però, ecco, sono stato ispirato da una notizia che circolava, non ricordo se contemporaneamente alla scrittura, un poco prima, e poi, diciamo, è maturata all'interno, quella dell'ipotesi dell'avvelenamento di Pablo Neruda, quindi non di morte clinica normale, che poi, diciamo, che è una notizia che non è che mi ha sorpreso più di tanto, perché comunque lui era stato in esilio, era sorteggiato dal dittatore, quindi è un po' come stupirsi oggi della caduta di Prigogine nel suo aereo per motivi, per un guasto tecnico, cioè, è un po' così. E quindi questa notizia sulla morte di Pablo Neruda mi ha ispirato questi versi. Beh, vabbè, la leggo io la prima, poi magari ragazzi, se ci vuoi aiutare nella lettura, oppure ci facciamo. Allora, cadono le parole ingiallite come foglie su carte d'erba, sotto i colpi di autunni dittatori scrivono pagine a un canto generale. Non fu vano il loro stare al cielo e raccogliere luce per l'eterno dire. Non restarono mute le foglie cadute di Neruda assassinato come le spade taglienti di un poeta fuggitivo. Brillavano pericolose nella vigliacca notte della libertà.
Tu si vuoi aggiungere qualcosa? No, vabbè, quando parlo del canto generale mi riferisco all'opera principale di Pablo Neruda, canto generale che lui ha dedicato all'America Latina e quindi alle sue origini, alla naturalità dell'America Latina. E niente, nella seconda strofa c'è tutto quello che dicevo prima su assassino, ipocrisia. Bene, passiamo dall'altra parte. Milena, una delle poesie, perché come ci siamo sentite prima, c'erano delle poesie che particolarmente colpiscono, e una di queste è Istante Infinito. La legge Rachele, diciamo così, troppo fugace è stato il tempo per gioire dell'infanzia dei miei figli, è durato solo un alito di vento che ha spalancato le porte del futuro come fiore che sboccia nella brina, e l'indomani è fiorito già. Ne ho colto solo la fragranza dolce nel rapimento di un istante breve, intenta ad allattare la loro anima. Poi è svanito rapido in un soffio. Ho composto una dolce melodia, ma le note appena battute sono svanite rapide nell'aria, come il battito d'aria di un uccello che ci sfiora, la chioma e se ne va, come un arcobaleno dopo la tempesta. Ho il gioco mutevole di nuvole, sospinte in eterno mutare, come le parole scritte sulla sabbia, spazzate via dalla furia del mare, che solo un gabbiano ha potuto accarezzare. Giunge per loro l'età di andare via, in un immenso anelito di libertà. Li abbiamo stretti sul cuore, in un istante infinito, ma questo istante durerà un'eternità. Allora, io ho voluto una famiglia abbastanza numerosa, ho tre figli, quindi si sa che i genitori vorrebbero avere i figli sempre vicini, sempre accanto, anche nello stesso paese, nella stessa città, però nel ciclo della vita arriva un momento comunque in cui i figli decidono di prendere la propria strada, è un passaggio comunque naturale. E molti soffrono di questo, di questa sindrome del nido vuoto, perché si hanno preoccupazioni per la loro sicurezza, se saranno capaci, si ha paura se saranno capaci di superare le difficoltà. Per fortuna oggi c'è la tecnologia che ci aiuta e quindi riusciamo a stare sempre in contatto anche a migliaia di chilometri. E penso che i genitori comunque alla fine non devono essere iperprotettivi, ma se i figli riescono a prendere il volo è perché i genitori sono stati bravi a farli volare. Allora passiamo a Pieggi, in questo rimando per l'altro. Pomeriggi perduti, proprio la poesia che dà titolo alla raccolta. La leggi tu? Sì. Ed è 49. Sì. Pomeriggi perduti, elogio della lontananza. Spegnete i saperi elettrici di sera, i confortanti aggeggi, le reti a maglie larghe, delle bugie a colori, i fogli stampati destinati all'oblio, al trasloco incartati con titoli scaduti. Spegnete tutto. La verità custodita senza proclami dal vento d'estate, da nuvole nere e salvifiche piogge, a mitigare arsure, a decifrare città interiori, si poserà come un guento sulle ferite della mente offesa. Nel silenzio, prima dei temporali attesi, interrotto da ali sferzanti l'ignoto, i segreti del tempo, oltre questi tempi orfani di senso, accogliere lezioni eterne, registrare l'universo, ripulendo il segnale dall'io,
ritornare vergini alle origini, bambini non ancora istruiti da civili menzogne. Un sapere antico e umile dimora nelle forme, nella lontana dimenticanza, nell'aria tempestosa che smuove le fronde degli alberi, mute sentinelle e ereditate, nel volo di penne pomeridiane e piume per cuscini di cielo, nella fede perenne di boschi scrutanti, il porticoso costruire di avide mani senza memoria, nella lenta saggezza dei ritorni d'umanità. Catastica astensione dal mondo, dai notiziari dei potenti. Arroccati nel deserto dei Tartari, sfidiamo pagine dedicate al vuoto che insegna senza dire. Spegnete ogni cosa, superflua e innocente, figlia non voluta del rumore di fondo della storia, prima che la città dell'uomo venga teni per sempre alla sua ignoranza. Vuoi aggiungere qualcosa di questo? Come già accennavo prima, c'è un riferimento che vi invito a spegnere tutto per ritrovare una dimensione adatta a ricevere i segnali che abbiamo dimenticato. Stiamo vivendo in un'epoca in cui oggi si compiono atti assurdi, c'è chi ammazza le persone con una fiocina per un parcheggio mancato, c'è chi spara alle spalle con un motorino messo male. Stiamo perdendo la connessione con noi stessi, con il mondo, con l'universo. Quindi riuscire a stare un minuto, cinque minuti, un giorno in una dimensione altra, secondo me, può salvarci. Io parlerei proprio di salvezza in questo momento. E torniamo invece a Milena. La poesia che leggiamo è Alzheimer e credo in qualche modo sia coerente col tema della memoria più di ogni altra cosa. E ti chiederei se vuoi leggerla. Ok, allora va bene. Ti utilizziamo per la lettura. Non potrò difenderti quando il mostro ti divorerà la memoria e nella tua mente regnerà il disordine. Non potrò tenderti la mano quando, disperato come un bimbo, non troverai la strada di casa. Non potrò proteggerti quando i suoi artigli ti strapperà il ricordo dei tuoi figli. Non potrò frantumare lo specchio che col suo ligno malefico ti porterà e nel quale non ti riconoscerai, ma ti sarà accanto nelle isole dei ricordi, con i miei baci e le mie carezze. Ti racconterò di quando piccoli accudivi manterrò accese le stelle che cominciano a spegnersi. Afferrerò le tue mani che tremano come foglie. Mi prenderò cura di te come una rosa affinché non appassisca tra le mie mani. Un giorno il mostro di nome Alzheimer ti ingurgiterà tra le tue fauci, ma tu resterai sempre nella spina dei miei pensieri come una preziosa candida perla. Diciamo che non ho avuto casi in famiglia realmente di Alzheimer. C'era mio suocero che soffriva di questa malattia e mia madre ha avuto la demenza senile, però ho immaginato appunto di parlare ad un genitore che soffrisse di questa malattia tremenda, perché si perde comunque tutto il proprio vissuto. Diciamo che tra le malattie forse è una delle più brutte, quella della mente. Aggiungo io? Sì. Perché si parla di una malattia, ma Jonathan Franzen, un scrittore americano, ha dedicato in una sua serie di saggi un saggio dedicato all'Alzheimer del padre.
e diceva che non è tanto la malattia biologica, cioè l'io biologico non è quello che ci determina, ma è la storia del padre che non c'era più, che stava scomparendo. Quindi anche se il padre era ancora vivo, però non c'era più il padre dal punto di vista storico. E quindi oggi che si parla tanto di perdita della memoria, anzi di negazionismo della memoria, io penso che l'Alzheimer sia un po' una nemesi di questa epoca, cioè nel senso che dici, voi negate la memoria, io ve la tolgo proprio. Questa malattia, secondo me, cioè, è un po' una nemesi di questo nostro comportamento. Scusami, Lena. Torniamo quindi a Michele con Frontiera. Vado. Allora, misterica donna d'estate, dolce conflitto insonne che appari con l'anima nuda al crepuscolo dell'amore, accolta da un calmo stupore, intrecci matasse di parole su ricordi ancora tiepidi. Calici di vino non bevuto, tra veli strappati di poesia e carne, intravedo il tuo volto graffiato dal verso nel tramonto di un altro dolore. Sì, no, è una poesia legata ad alcuni ricordi. Non c'è una donna nello specifico, ma di tante donne che compongono un puzzle fatto di ricordi, quindi gli danno un'immagine di un qualche cosa che sta alla frontiera. Alla frontiera che cos'è? È un qualche cosa che ci attrae, ma è al tempo stesso è sconosciuta, quindi bisogna attraversarla per poter andare nella terra dove vogliamo andare. È anche, diciamo, un luogo che segna differenze, nel senso segna confini, quindi è un non luogo da un certo punto di vista. E invece, Milena, un'altra delle poesie che mi aveva colpito è Autismo. Anche qui tu ti rivolgi ad un figlio. E Rachele, ti va? Anche iniziamo di. Figlio, frutto dell'amore, ossigeno per la mia anima, arcobaleno in una giornata di pioggia, universo venuto da me. Ho toccato il cielo con un dito quando la tua dolce voce ha balbettato mamma. Poi l'inizio della scuola e le prime difficoltà. Sdegnavi la compagnia, i tuoi occhi evitavano gli altri occhi, i tuoi silenzi erano crudeli, la tua solitudine intensa ti faceva prigioniero, il tuo sguardo malinconico. Rivolto solo ai tuoi giochi. Poi la mano mi ha detto, autismo. Arrivato con la furia di un uragano e noi a barchette di carta risucchiate nell'abisso dell'angoscia, aquiloni che volteggiano spauriti tra nuvole minacciose. Col tempo ci hai fatto capire che gli aquiloni colorano il cielo, che dovevamo farti alzare da terra, correndo forte con il filo nell'amore, e abbiamo dovuto imparare a comprenderti, a capire la tua voglia di difenderti, a superare le tue ire. Abbiamo scalato muri per raggiungere i traguardi, entrare nel tuo mondo nascosto, comprendere il linguaggio del tuo cuore. E finalmente ecco la chiave d'accesso, l'amore, per te che sei un figlio speciale. Quindi diciamo che affronti in questa poesia una questione molto personale, utilizzando probabilmente la scrittura anche in maniera catartica rispetto a questo. Sì, anche in questo caso non è autobiografica, ho immaginato il dolore, la sofferenza, diciamo, dei genitori che dopo la gioia di un figlio, le speranze, le attese, i sogni di una gravidanza, eccetera, poi si frantumano, tutti questi sogni si frantumano con una diagnosi che molto spesso poi arriva a volte anche in ritardo, intorno ai 5-6 anni, mentre se fosse precoce, intorno ai 2-3 anni, si potrebbero attivare interventi terapeutici più adeguati.
Molte volte anche i servizi sono inefficienti, però come concludo la poesia, l'amore è quello che deve combattere tutto, e bisogna capire che non si tratta di una malattia, ma semplicemente di un disturbo. Affrontare con Michele, personalmente quella che mi è piaciuta di più ed è Fuoco Eterno. Ti va di leggerla? Sì. Fuoco Eterno, per mettere fine a stilicidi di saperi divini verso memorie eterne. La natura cattiva e giusta inventò la morte, ma l'uomo, condannato a finire come tutte le cose finite, scoprì il sacro fuoco della parola. Arditi tizzoni ardenti, schizzati dal braciere di poesia, ustionarono la pelle della dimenticanza. Sì, qui si ricollega con il discorso della memoria a cui accennavo prima, grazie alla poesia di Milena, il fatto che sembra quasi che la morte è la fine della vita, perché dinanzi al tema della morte noi ci chiediamo: ma perché si vive una vita, si raccolgono esperienze, si diventa delle persone speciali, e poi alla fine tutto questo deve essere sprecato? E quindi la morte sembrerebbe qualcosa di assurdo, uno spreco di energie, uno spreco di vita. Però c'è un perché che più grandi di noi, un mistero, insomma, bisogna accettarlo e non c'è niente da fare. Però con la poesia, ecco, l'uomo, al di là del fatto della gloria, dell'eternità editoriale, tutte queste cose belle, diciamo, che non c'entrano niente con la poesia, è riuscito un po' a fermare questa dispersione, fissando la parola, indipendentemente ovviamente dal successo dell'autore. Perché nel momento in cui fissa le parole con una poesia, anche se nessuno la leggerà, ecco, arriva addirittura questo, anche se quella poesia rimarrà nel cassetto, quella persona si è resa immortale da sola, perché è riuscita a coagulare un momento con quelle parole. Mi permetto di aggiungere una cosa a questa poesia, che anche la ragione per cui mi è piaciuta particolarmente, nel senso che io sulla questione della vita e della morte ho sempre pensato: senza vita non c'è morte, senza morte non c'è vita, fondamentalmente, e, perché è il ciclo naturale delle cose, no? E, però c'è una cosa che mi ricorda particolarmente Montale nella poesia, nel momento in cui si parla di speranza nella parola, cioè di trovare salvezza nella parola, che è una cosa che lui teorizzava proprio in un periodo in cui, con l'avanzamento tecnologico, diciamo un'accelerazione dal punto di vista delle fabbriche, ci fu un periodo di grande smarrimento, guerre, eccetera, e individuava proprio nella parola l'unica possibilità per l'uomo di salvarsi. Quindi mi ricorda molto questo concetto, è una cosa in cui credo tanto, perché è dalla parola che nasce l'azione, e soprattutto è la parola che riesce a metterci in connessione l'uno con l'altro. Senza di essa saremmo appunto ognuno per sé, ecco. E anche chi per ragioni diverse non è dotato purtroppo della parola, prima parlavamo di autismo, ma purtroppo ci sono tante problematiche, esiste sempre una possibilità di connessione nella comunicazione, forse di più nella parola, nella comunicazione che è in relazione tra individui. Forse questa è effettivamente la possibilità per salvarsi. No, tu hai perfettamente ragione, infatti hai completato e hai colto il punto a cui io forse non sono arrivato da solo nella poesia,
che è quello della comunicazione quando siamo vivi. Io invece, questa è la poesia di una persona vanitosa e presuntuosa. Lo dico non per falsa modestia, perché qui si pretende di andare oltre la morte, cioè nel senso che si pretende di essere eterni, quindi solo chi è vanitoso e presuntuoso tenta di ingannare la morte, Dio se vogliamo, e quindi dire non ci sto. Invece tu, con quello che hai detto prima del significato della vita e morte, hai detto la cosa più giusta e umana che si potesse dire. Sì, io credo che però sia una dell'età di molti scrittori, cioè pensare che attraverso la propria opera si possa restare per sempre. Ci sono scrittori che ovviamente sono rimasti per sempre, assolutamente, ma comunque non ci sono. Non è il caso nostro, ma comunque non ci sono più, nel senso. E partirei, ecco, torniamo a Milena, e un'altra poesia, a questo punto la leggo io, è Fiori di vita, a mia figlia. Ho sfiorato il tuo viso la carezza di Dio, e due cuori ora palpitano all'unisono, come un lieve battito d'ali. Due anime senza parole conversano, gli stessi profumi percepiscono, gli stessi suoni odono. Un bocciolo è germogliato nel tuo seno, e ogni giorno un petalo si schiude. Quando sarà il momento, lo coglierai tra le tue mani e profumerà per sempre le stanze della tua vita. Questa invece è autobiografica, perché l'ho scritta nel momento che mia figlia era in attesa di un bambino, e quindi è un inno alla vita. Proprio negli attimi prima della nascita, quando ancora il bambino è sconosciuto, ma già la mamma lo ama, e quando inizia tra di loro un dialogo intimo, un dialogo poetico appunto, ed è l'inizio di un grande viaggio dove si creerà per sempre un legame profondo. Un'ultima domanda che volevo farti, e in realtà il fatto che il tuo testo non è solo una raccolta poetica, ma anche appunto una parte in prosa, quindi dei racconti. Di cosa trattano questi racconti e come mai hai scelto poi una forma differente? Questa è una cosa che per esempio anch'io ho fatto, perché ci sono, diciamo, credo delle situazioni che la poesia riesce a esprimere in maniera più facile, però c'è anche un momento in cui la prosa è necessaria, ecco, quindi ti chiederei dei racconti e della motivazione. Allora, come dicevo prima, se magari qualcuno mi avesse chiesto 10 anni fa tu pubblicherai un libro di poesie, non ci avrei mai creduto. Quindi nella vita bisogna sempre mettersi in gioco, sempre provare, e quindi mi sono cimentata anche nel racconto, ho provato a scrivere anche questi due racconti. Uno parla proprio del momento, parla di una mamma e di un bambino durante la pandemia. Il bambino si trova a studiare in TAD e si trova in difficoltà, e allora la mamma cerca di dargli una mano, e ho riflettuto sulle cose belle che un bambino piccolo in quel periodo ha potuto perdere. Si è sentito smarrito e non ha potuto godere di quelle piccole gioie che magari si provano iniziando il primo giorno di scuola, la prima elementare, conoscere i primi amichetti, la maestra. Quindi per i bambini è stato un momento veramente duro. E l'altro è una specie di favola, perché ho immaginato che in una biblioteca ci fosse una specie di incantesimo, e a un certo punto i volumi si animano e cominciano a dialogare tra di loro, anche a litigare, perché ognuno pensa di essere superiore. I libri horror pensano di essere migliori dei romanzi rosa,
i romanzi rosa pensano di essere superiori a quelli di fantascienza o di storia. E alla fine poi l'incantesimo finisce e anche loro comprendono di essere tutti importanti allo stesso modo. E quindi ho pensato di cimentarmi nel racconto e chissà, forse in un futuro magari scrivere anche un libro di favole, non lo so, non si può dire mai mettere la parola fine. Questa è una metafora molto bella, come anche diciamo negli arti si tende sempre a pensare che ci sia una disciplina superiore alle altre, la matematica più dell'italiano, l'italiano più della religione, insomma. Quindi c'è sempre questa, come dire, lotta, questo conflitto tra le discipline, in realtà sono tutte ugualmente necessarie per la formazione di ognuno di noi. Io ringrazio Michele e Milena per essere stati con noi. Chiaramente potrete acquistare i loro testi, speriamo di avere altre occasioni sicuramente di rincontrarci, e grazie a voi per aver partecipato.